Buonasera e bentrovati dalla sala stampa del Donato Curcio per presentare la gara ZP Cerno Potenza, valevole per il primo turno dei playoff di Serie C del Girone C, in scena domani alle 20.30 proprio allo stadio Donato Curcio. Buonasera mister. Buonasera a te, buonasera a tutti. Partiamo allora con le domande dei colleghi, la prima di Antonino Palumbo, la Gazzetta del Mezzogiorno. Mister, dicono che prima di questi match si dorma poco e si pensi molto. Nei suoi pensieri, quante volte ha giocato questo Bicerno Potenza e quali sono state le insidie più grandi? No, prima di questi match credo che ci sia la consapevolezza di ciò che dobbiamo fare, quindi abbiamo lavorato bene in questo tempo che è intercorso fra l'ultima partita di campionato e domani sera. Abbiamo lavorato sempre con lo stesso concetto, quello di migliorare i nostri aspetti, i nostri principi, cercare di far emergere sempre di più i pregi di questa squadra, cercando di evidenziare i difetti dell'avversario. Quindi i pensieri sono i soliti, sono quelli di cercare di dare alla squadra tutte le notizie possibili per metterli nella condizione di poter fare una grande prestazione domani sera. La stagione è finita con l'ultima partita con il Pescara e ha attestato questa squadra in una posizione importantissima, inimmaginabile all'inizio del campionato, frutto di una grande disponibilità da parte dei ragazzi, di un'organizzazione solida, di una chiara identità di gioco e della possibilità di poter fare errori e poi correggerli nel corso del tempo, e questo è frutto di un ambiente, di un direttore, una società che ti permettono di fare tutto ciò. Adesso inizia un nuovo torneo e nel torneo, nella partita secca, ovviamente le si prepara sapendo che noi dobbiamo provare a vincere, dobbiamo puntare verso l'alto, ma mettendo in pratica tutto ciò che è la sintesi della nostra stagione: disponibilità, abnegazione, capacità di far emergere i nostri pregi, come ho detto poc'anzi. E quindi tutto ciò che abbiamo fatto nel campionato deve essere sintetizzato, ma sappiamo che inizia un torneo diverso, dove si azzerano i valori, purtroppo si azzerano i valori, visto che abbiamo finito con 11 punti di vantaggio, quasi 4 partite rispetto al Potenza, ma in questa partita c'è in palio la qualificazione. Quindi anche quello per noi sarà una nuova esperienza, proveremo ad avere la maturità giusta per provare a passare il turno. Pietro Scognamiglio, la Gazzetta dello Sport, nella preparazione della partita ha contemplato il poter giocare su due risultati o la valutazione strategica verrà fatta nel caso solo a partita in corso? L'errore più grande che potremmo commettere potrebbe essere proprio quello di ragionare in virtù di un doppio vantaggio, che non esiste. Non esiste perché nella cultura di questa squadra non c'è stato mai una partita in cui si è entrati in campo con il chiaro intento di non subire. L'idea deve essere quella di provare a fare il meglio possibile dominando la partita, provando a vincere. E dobbiamo mirare al massimo. Qualora durante la partita e nei minuti finali, grazie o in virtù di un avversario in forma, potremmo fare altre valutazioni, ma sarebbero valutazioni strategiche che abbiamo già fatto all'interno del nostro campionato. Quindi fuori dal discorso del vantaggio di avere un doppio risultato. Noi dobbiamo mirare al meglio, perché il paracadute si potrebbe aprire soltanto se noi miriamo al meglio. Il meglio significa provare a fare meglio dell'avversario e vincere attraverso il gioco, attraverso una continuità di rendimento, cercando di vincere i duelli, cercando di essere concreti, pragmatici, identitari, e questo ce lo dobbiamo portare in mezzo a campo. Io credo che la partita di domani testimonierà nei fatti anche la maturità, il valore assoluto che ha questa squadra, e dobbiamo metterli in campo nei 90 minuti. Ripeto, farei una chiara distinzione fra quello che è il campionato, e nessuno dovrà togliere a questa squadra, a questa compagine, quello che ha fatto in campionato. Adesso faremo le valutazioni rispetto al torneo. Il torneo inizia domani sera e vedremo cosa saremo capaci di fare in un torneo che non vale il campionato, un torneo in cui si azzerano i valori, perché altrimenti questo match non avrebbe senso, ma in questo senso, scusatemi il gioco di parole, dobbiamo provare a sperimentarci e lavorare però sempre con le nostre capacità e con i nostri principi. Alfonso Pecoraro, il Corriere dello Sport, quanto i due derby in campionato, entrambi in rimonta sul 2-0, le hanno insegnato per preparare questa gara dei playoff?
Ma ci ha insegnato non solo il derby, ci ha insegnato tutte le partite che abbiamo svolto insieme. Quindi la squadra non lavorerà rispetto soltanto alle due partite fatte nel derby. Ovviamente è inutile nascondere, il derby, per quello che è l'ambiente, presenta degli scenari diversi, delle motivazioni diverse. Un'attenzione da parte di tutti in modo diverso, ma gli interpreti, noi che andiamo in mezzo a campo, i calciatori tutti devono avere un concetto chiaro. Noi dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto. Non dobbiamo fare partite diverse domani sera. Noi dobbiamo essere bravi a portare all'interno della partita l'esperienza maturata all'interno del campionato. Dobbiamo essere bravi in questo, perché altrimenti i valori si azzereranno. Noi invece dobbiamo portare in serbo a questa gara la grande capacità che ha avuto la squadra di essere compatta, di essere identitaria, di avere dei principi chiari e ovviamente anche di avere quella passione che è stata testimoniata nell'arco del campionato. E credo che questa passione ovviamente domani avrà anche un elemento di cornice di pubblico importante. Mi auguro che nei momenti di difficoltà che ci saranno, come ci sono stati in tutte le partite di questo campionato, ci sarà un'unione fra ambiente e squadra da sostenere e questo dimostrerebbe la voglia che ha tutto l'ambiente, a prescindere dall'avversario, di andare avanti in questo torneo. Francesco Menon, Radio Città Potenza, quanto potrà incidere la sosta sulle gambe dei suoi calciatori? Quali sono le caratteristiche del Potenza che teme di più? Ma la sosta incide su di noi come incide sugli altri, quindi questo credo che sia un valore, un differenziale, in negativo e in positivo, poi lo dirà il campo, ma che è equivalente, fra le due compagini. Quindi credo, che questo non debba costituire un alibi. Per quanto riguarda quello che temo degli avversari, ho sempre detto che la nostra squadra deve essere una squadra che deve presentare un aspetto fondamentale, quello dell'umiltà, che può sembrare una parola abusata da me, ma in realtà questa parola poi all'interno del percorso ha avuto delle applicazioni pratiche. Per me umiltà è una corsa in più, è la capacità degli attaccanti di far giocare la nostra linea difensiva con palle coperte, questa pressione esasperata per riconquistare la palla quando la perdiamo, questa voglia di essere tutti quanti protagonisti, quindi di farsi trovare pronti. La testimonianza sarà quella di domani sera. Noi dobbiamo essere umili, rispettare gli avversari, che sappiamo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma domani sera quello qualcosa di straordinario si azzererà e mi auguro che noi porteremo in campo le qualità migliori. E quindi non parlo degli avversari come ho sempre fatto. So, rispetto l'avversario, proveremo ad evidenziare i pochi difetti che avranno attraverso una partita fatta bene, sia sotto la lettura tattica, sia sotto l'aspetto mentale. La capacità dovrà essere quella che noi dobbiamo pensare a fare una partita, a provare a vincerla, a mirare al massimo, come ho detto all'interno di queste domande, e non dobbiamo pensare che ci siano dei vantaggi o degli svantaggi. Noi siamo in casa nostra, vogliamo passare il turno, dobbiamo provarlo a fare nell'unico modo che conosciamo, cercando di giocare al meglio, proponendo calcio, cercando di avere dei flussi di gioco intelligenti, di essere pratici nei momenti in cui ce ne sarà il bisogno. E quindi sono convinto che l'esperienza che ci ha dato il campionato la riporteremo anche nel primo turno dei playoff e quindi la squadra è pronta per disputare una grande partita. Chiude Federico Pellegrino Potenza Rossoblu, nelle ultime 5 solamente Ceccarelli tra gli attaccanti è andato in gol a Viterbo. Questo dato la preoccupa o è una casualità? No, non è un dato che mi preoccupa, perché poi questo potrebbe essere un dato, come potrebbe essere un dato la lettura che gli stessi attaccanti che non hanno fatto gol hanno reso possibile che questa squadra realizzasse la terza migliore statistica in fase di non possesso come terza migliore difesa del campionato. Quindi fare un'analisi nella specificità è vero, non abbiamo fatto tanti gol, ma è anche vero che grazie al sacrificio di tutti questa squadra ne ha presi pochissimi. Quindi noi, continuo a dire, domani dobbiamo fare la sintesi di tutto ciò. Conosciamo i nostri limiti, abbiamo lavorato sui nostri limiti, cercheremo di essere una squadra compatta proprio per non far emergere i nostri difetti, ma far emergere i nostri pregi. Grazie allora ai colleghi per le domande, a tutti gli amici rossoblù in collegamento. Grazie e in bocca al lupo a Mister Emilio Longo. Crepi il lupo e un salutone a tutti.